Sabato e domenica Pescara diventerà una delle tappe di quello che è il Summer Tour della Lega Volley. Ci saranno atleti importanti che rappresenteranno ovviamente il massimo di quello che c'è nella serie. In questo caso, perché proprio Pescara e soprattutto cosa ci sarà per tutti quanti i cittadini? Quale sarà lo spettacolo? Perché proprio Pescara? Perché Pescara, per il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di tornare a Pescara, perché Pescara l'anno scorso aveva risposto in modo eccezionale a questo evento. Questo è un evento molto importante di pallavolo femminile, un evento della Lega Pallavolo Serie A femminile organizzato da Master Group, il Lega Volley Summer Tour, è un evento che viene fatto da anni e abbiamo deciso proprio di tornare a Pescara, ma non solo di tornare a Pescara, ma di tornare a Pescara facendo anche una tappa giocata in notturna, perché sabato non giocheremo solo durante il giorno, ma per la prima volta del Summer Tour verrà giocata una tappa in notturna allo Stadio del Mare. Summer Tour non è solo pallavolo femminile di altissimo tasso tecnico, perché partecipano tutte le principali squadre della Serie A femminile, a partire dalla vincitrice della Champions League femminile, Pomì Casalmaggiore, ma è anche uno spettacolo, perché è un villaggio commerciale dove sono presenti stand dei nostri sponsor che regaleranno gadget ai presenti, e ci sarà un'animazione continua della nostra radio che ci segue, che è Radio Italia, che comunque animerà le giornate dell'evento a Pescara.